sbagliato. Allora, l'abbiamo detto che oggi si vuole viaggiare dentro la questione dell'economia, della disuguaglianza sociale, del paradigma economico in cui siamo precipitati, costretti, che abbiamo scelto, non lo so. Io voglio viaggiare in queste questioni senza avere una idea fissa, ma provando a sottoporre a critica anche le cose che abbiamo detto. Per cui, visto che abbiamo criticato un po' il sistema economico cosiddetto capitalista, ci vuole un avvocato del capitalismo. Ed eccolo qua, il nostro avvocato del capitalismo, il professor Riccardo Puglisi, Università di Pavia, un economista. Benvenuto, un economista liberista. Abbastanza. Non si vergogni, sei liberista, lo dica. Con due B, liberista. Con due B. Professore, sì. Secondo lei il capitalismo è ancora il migliore dei sistemi possibili? Direi che al momento lo è. Il fatto che sia il migliore dei sistemi attualmente possibili non vuol dire che sia perfetto, quindi diciamo che toglierei subito l'ipotesi secondo cui tutto quello che fa il capitalismo e l'economia di mercato, come anche viene chiamata, sia perfetto, perché questo chiaramente non è. Alcuni esiti chiaramente possono sembrare, soprattutto da un punto di vista etico, non piacevoli, però molti degli esiti dell'economia di mercato sono, confrontando con nella storia e confrontando con altri sistemi, molto buoni. Ecco, però io ho letto un saggio che ha fatto furore qualche anno fa, un paio d'anni fa, il saggio di Thomas Piketty, economista francese, che si chiama Il capitalismo nel XXI secolo, sì, che sostiene che il capitalismo è destinato a produrre diseguaglianza. E che soltanto in una breve fase della sua storia, cioè nel dopoguerra e prima della prima guerra mondiale, in due fasi, ma insomma soprattutto alla fine della seconda guerra mondiale, ha prodotto inclusione sociale, cioè ha prodotto un fenomeno per cui tante persone che prima non erano ricche lo diventavano, certo. Si è prodotto questa grande esperienza del ceto medio, no? Il boom economico anche in Italia, l'abbiamo visto, per cui le retribuzioni dai ricchi ai poveri si avvicinavano e la forbice sociale si migliorava, ma in tutto il resto della storia del capitalismo invece i ricchi sono diventati sempre più ricchi. Cioè la disuguaglianza è proprio un prodotto tipico del capitalismo, così come il parmigiano lo è dell'agricoltura, dell'allevamento italiano. Spiego anche brevemente perché lui lo dice, perché laddove la crescita della rendita finanziaria è superiore al tasso di crescita dell'economia, alla fine chi detiene un patrimonio e lo ha ereditato finirà per accumulare alla fine sempre più patrimonio, e mai la persona che è esclusa dal patrimonio, cioè che non ce l'ha in partenza, riuscirà a pareggiare, e per cui la disuguaglianza tende ad aumentare sempre di più, a meno che non fosse una crescita spettacolare o figli scemi, ma i figli scemi comunque adesso sono le banche il mercato è anche se ne fanno sempre meno, un ottimo modo per separare i soldi dagli scemi. Però insomma, questo lui dà dei dati molto chiari e dice che la disuguaglianza aumenta sempre, tranne che in quel periodo dove, cioè il capitalismo non è più, perlomeno dal dopoguerra in poi, inclusivo. Lei cosa risponde? Allora, innanzitutto parto dalla premessa che andare contro un economista di estremo valore come Thomas Piketty non è semplice, però ci vado su questo. Cioè, parto dalla premessa per andarci contro, ovvero sia dire questo, che è vero che la disuguaglianza ha un aspetto etico che dà fastidio. Personalmente a tanti dà fastidio, e l'altruismo può anche essere spiegato in questo senso, nel senso che sembra un fenomeno eccessivo per cui personalmente un benefattore risponde donando. Se uno fa l'esempio di Warren Buffett o di Bill e Melinda Gates, stiamo parlando di fondazioni che donano o comunque sono attive per decine di miliardi di euro, di dollari. Vabbè, quello perché hanno deciso di fare. Questo è un effetto buon per loro e sono elementi positivi da tenere presenti. Ma il tema principale è un altro, che a mio parere dobbiamo innanzitutto preoccuparci della povertà rispetto alla disuguaglianza. Avendo detto che la disuguaglianza non è necessariamente una bella cosa, anzi, il tema rilevante su cui il capitalismo ha fatto bene, ma recentemente, in questo sono in disaccordo con questa parte di Piketty, è esattamente sulla povertà, perché se uno va a vedere negli ultimi 30 anni il numero di poveri del mondo, cioè coloro che stanno sotto all'incirca i $2 al giorno,
Uno potrebbe dire, vivendo in Italia, questo è pochissimo. Teniamo però presente che bisogna sempre confrontare... Comunque, questi numeri, concludo, è diminuito. Cioè, la globalizzazione in India e in Cina. In Cina prima e adesso quindi anche lei dice, se voi fate tanti buoni che vi preoccupate di disuguaglianza, dovete riconoscere che il processo di globalizzazione ha prodotto un'inclusione sociale di intere paesi che prima erano esclusi. Sì. Vediamo qualche dato. Allora, il cartello 6, la ricchezza nel mondo... questo è un cartello che ci mostra, è un dato che ci mostra l'incredibile crescita della ricchezza. La somma dei patrimoni di 62 ricchi è pari a quella di 3,6 miliardi di persone povere, per cui la disuguaglianza ha assunto proporzioni spettacolari, diciamo, in questi dati. Uh-huh. Poi l'1% della popolazione mondiale, questo è il cartello 7, quindi 72 milioni di persone su 7,4 miliardi, detiene più del 99% della ricchezza, quindi una persona su 100 detiene più del 99% della ricchezza. E questo è un altro dato spettacolare. Però vengo a darle ragione su quell'altro dato. È il cartello, contro il primo dato. È il cartello 8. Il 9,6% della popolazione mondiale vive con $1,9 al giorno. Nel 1990 erano il 37,1%. E quindi lei ha ragione in parte, cioè nel senso che la globalizzazione ha portato insomma, i poveri sono un pochino meno... Questa dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione, a mio parere. Ecco, però... Insieme all'ambiente... Però la povertà non è un fatto assoluto. Cioè non è che uno è povero in assoluto, è povero rispetto agli altri. Però attenzione a un elemento... Cioè se io vivo in Africa, adesso non ho più un dollaro ma ho $2, ma nel frattempo il dittatore è diventato stramiliardario, la sua possibilità di incidere sulla mia vita, di determinare il mio futuro è cresciuta tantissimo, perché il denaro a questo livello diventa potere e quindi la povertà assoluta è diminuita, ma quella relativa è aumentata, perché è aumentata la disuguaglianza. Allora, il problema della disuguaglianza va anche interpretato in questi termini. Con riferimento alla prima slide c'è un dato interessante, perché il problema di avere dati sta nel confrontarli in termini storici, andando a prendere un intervallo lungo di tempo. Qual è la questione? La questione è che nell'Ottocento la persona più ricca del mondo, molto probabilmente, vabbè, forse escludendo regnanti, imperatori, bla bla bla, era John Rockefeller, il proprietario della Standard Oil, cioè sostanzialmente era il monopolista del petrolio in America. Quindi l'antitrust è stato creato per prendere la Standard Oil e spezzettarla, perché non era giusto che Rockefeller potesse determinare dei prezzi così alti, essendo l'unico. La questione è la seguente: quanto era ricco Rockefeller rispetto a oggi? Non lo so. Me lo chiede a me, non lo so. Era ricco 10 volte tanto Bill Gates. Cioè la questione è che noi abbiamo, andando indietro, quello che rischiamo di fare, è vero che esistono questi elementi di aumento della disuguaglianza di cui parla Piketty, dall'altra parte è vero che in un'epoca di inizio, a parte ciò che successe prima della rivoluzione industriale, in cui tanto la povertà era assoluta in un senso ancora maggiore, però in questa fase iniziale del capitalismo, in realtà la disuguaglianza, e questo elemento di Rockefeller è una dimostrazione, diciamo, numerica, era ancora maggiore. Cioè nel senso, uno come Rockefeller è come se avesse adesso 600 miliardi di dollari. Però oggi Marchionne guadagna molto di più dell'operaio della Fiat rispetto a quello che faceva l'amministratore delegato della Fiat questo è un tema rilevante. Infatti il sistema fiscale invece deve redistribuire, non diciamo dalla popolazione, da chi ha di più a chi ha di meno, senza andare a fare le robe elettorali. Allora.